Niente. Bene. Buona lezione. Va bene. Grazie, grazie a tutti. Buonasera a chi non ho salutato fino ad ora. Vabbè, la presentazione l'ha già fatta Simona. Sapete che il sindaco di Trezzano è Fabio Bottero al secondo mandato e ha ritenuto appunto di ridarmi l'incarico di assessore anche per questa tornata e quindi cerco un attimo di dare un contributo per leggere o gestire al meglio comunque il bilancio comunale, tenendo in debito conto ovviamente il titolo della serata, no? Quindi bilancio comunale, principi economici per una buona pianificazione, amministrativa. Ringrazio ancora la Simona che ha pensato a me per questo momento di condivisione, inserito come noto in un percorso molto articolato, no? Di arricchimento, oserei dire, per chi come noi vuole cimentarsi in questa particolare forma di servizio, che io la chiamo così, alla città, no? E quindi ringrazio anche tutti voi per la pazienza che ci metterete nell'ascolto. Il mio contributo l'ho preparato insieme al ragionier Zendra del mio comune, che naturalmente ringrazio per la disponibilità. Siamo costretti a utilizzare il sistema video, vabbè, a causa di questa emergenza, però credo che questo non ci impedirà, almeno spero, di fermarci sugli aspetti principali in modo adeguato. E quindi, insomma, parto con i 40-45 minuti che la Simona mi ha assegnato. Io, peraltro, non conosco il vostro livello, diciamo, di familiarità, usiamo questo termine, quindi di conoscenza, di esperienza con il fatto amministrativo, però spero di farmi capire da tutti nella mia modalità di esposizione. Quindi entriamo nel tema seguendo un po' la scaletta che vi è stata messa a disposizione, no? E diciamo subito che la premessa importante è l'idea di partenza che abbiamo del comune nell'esercizio delle sue funzioni. Noi del comune conosciamo i compiti ordinari, no? Che incrociamo più frequentemente, la carta d'identità, il certificato, eccetera. In realtà la gamma è molto vasta e complessa, se non altro perché il comune è la manifestazione dello Stato più vicina al cittadino. E dallo Stato ha ricevuto il compito di esercitare delle funzioni istituzionali legate alla fornitura di servizi indispensabili come l'istruzione, i servizi alla persona, la nettezza urbana, la manutenzione delle strade, la gestione dei cimiteri, anche un certo presidio della sicurezza. Insomma, ci sono tutta una serie di compiti, diciamo, che al Comune sono stati trasmessi. Quindi possiamo dire a tutti gli effetti che il comune è un'azienda di erogazione che ha come missione specifica che gli è stata attribuita dal legislatore quella appunto di fornire dei servizi gratuiti o anche con parziale recupero ai cittadini mediante l'impiego adeguato di risorse, però attenzione, l'impiego delle risorse in un quadro di economicità, di copertura dei costi e di pareggio del bilancio. Ecco, teniamoli a mente questi termini che poi nella serata, diciamo, li riprenderemo. Ora chiediamoci una cosa, ma come si sostanzia quantitativamente e qualitativamente il bisogno del cittadino? Oppure, quali sono le fonti di finanziamento che permettono di garantire i servizi e gli eventuali investimenti dell'ente? E ancora, ma qual è la compatibilità tra gli obiettivi desiderati e le risorse disponibili? Perché c'è anche questo aspetto. Ora, per rispondere a queste domande, il legislatore offre degli strumenti. Io dico adeguati strumenti di programmazione, evidenziati nel testo unico che conosciamo tutti, il testo unico 267
del 2000 e aggiornamenti successivi, naturalmente. E noi per il momento li elenchiamo un attimo, questi strumenti che il legislatore mette a disposizione. Abbiamo il DUP, il documento unico di programmazione, regolato dall'articolo 170. L'eventuale nota di aggiornamento del DUP, che va insieme allo schema di bilancio di previsione, va presentato al Consiglio entro il 15 di novembre di ogni anno, secondo una modalità stabilita anche dal regolamento di contabilità. E poi il piano esecutivo di gestione, il PEG, disciplinato all'articolo 169 del testo unico. Il PEG deve essere deliberato 20 giorni, entro 20 giorni dopo l'approvazione del bilancio di previsione, perché è lo strumento, diciamo, più operativo. Poi entreremo nel merito. Ecco, questi sono, diciamo, i primi atti da adottare per essere operativi già nel primo mese dell'anno. Durante l'anno, poi, è obbligatorio sottoporre al Consiglio Comunale altri atti. Quello più importante è l'assestamento di bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri, e questo va fatto entro il 31 di luglio di ogni anno. Poi ci sono le variazioni di bilancio, se vengono adottate durante il periodo interessato. E poi c'è lo schema del rendiconto della gestione, il cosiddetto consuntivo, che naturalmente è riferito all'anno prima, ovviamente, che va approvato entro il 30 di aprile, appunto, dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Ecco, queste sono le scadenze che la legge ha stabilito. Ci dobbiamo dire, ma lo sappiamo, ma ce lo ripetiamo, che tutte queste scadenze per il 2020, a causa del coronavirus, sono già state prorogate, perché il consuntivo è stato portato al 30 giugno anziché 30 aprile. Il bilancio preventivo, per chi non lo avesse ancora approvato, è stato portato al 31 di luglio, addirittura. L'assestamento rimane a 31 di luglio, almeno per ora, e il DUP, che normalmente viene adottato dalla Giunta entro il 31 di luglio, è stato spostato al 30 di settembre. Ecco, cominciamo quindi, diciamo, nello specifico con il bilancio di previsione. Esso è un documento che ha grande valore, perché descrive le risorse finanziarie a disposizione e permette anche di avere la consapevolezza, per chi lo legge, della gestione del territorio e delle scelte di chi amministra. A questo si è aggiunto il fatto, che aver uniformato la struttura contabile di questo documento, il legislatore ci ha pensato con la legge 116 del 2011, detta appunto dell'armonizzazione, averlo fatto questo passaggio, averlo concretizzato, garantisce una maggiore attendibilità dei dati contenuti, quindi i debiti e crediti, esigibili, evitando, diciamo, può sembrare una battuta, evitando anche, come dire, eccessiva creatività, ecco, non usiamo termini negativi, da parte degli amministratori, come in un regime di autonomia, contabile precedente. C'erano, usiamo questo termine, più spazi di manovra, ecco. Adesso invece è più standardizzato. E poi un sistema di maggior rigore ha portato a questa armonizzazione rispetto alla gestione delle entrate, no? E già qui noi possiamo richiamare un primo principio, no, a proposito delle entrate. Sovrastimare le entrate e sottostimare le uscite va contro il principio della prudenza. Questo è un elemento importante e questo principio è richiamato dalla legge 118 del 2011. Il grande valore del bilancio di previsione emerge bene se guardiamo alle finalità che persegue, no? E cioè finalità politico-amministrative, cioè le scelte e gli indirizzi, bilancio
di programmazione finanziaria, cioè la descrizione delle informazioni necessarie al processo decisionale, di destinazione delle risorse, che è il fulcro della funzione autorizzatoria, importante questa funzione, dopo la riprendiamo, e di verifica degli equilibri finanziari nel tempo, e in particolare ovviamente della copertura delle spese programmate. Ecco, ho appena citato un principio, che è un principio guida, che sovrintende al bilancio e che ne supporta anche la traduzione in azioni concrete, ed è quello dell'autorizzatorietà. Ecco, questo principio, oltre a costituire un limite essenzialmente contabile alle spese, assume anche un significato marcatamente politico, perché solo tutto ciò che trova riscontro nel bilancio può legittimamente ritenersi come autorizzato dal Consiglio Comunale e quindi programmato dal vertice amministrativo comunale. E questo per 3 anni, sappiamo che il bilancio è triennale. Un altro aspetto da sottolineare è che le entrate e le spese devono uguagliarsi per ottemperare a un altro principio, che è il principio del pareggio di bilancio, obbligatorio per legge, la 243 del 2012, sul quale poi torneremo dopo. E a proposito degli equilibri, che richiamavo prima tra le finalità, fra gli stanziamenti di spesa è previsto il cosiddetto fondo crediti di dubbia esigibilità, che è uno strumento posto appunto a garanzia degli equilibri, perché è una somma, perché si mette lì una somma chiaramente, che il legislatore impone di accantonare per fronteggiare i rischi derivanti da entrate già accertate e iscritte a bilancio, ma di dubbio o difficile incasso. Ecco, nella realtà dei comuni, sono sicuro che quello che vado a dire la conoscete bene anche voi, lo conoscete bene anche voi, nella realtà dei comuni entrate di difficile esazione sono per esempio le multe, le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, oppure la tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, oppure le entrate da accertamenti e verifiche tributarie, la lotta all'evasione, per esempio, no? Ecco, questo fondo, che è abbastanza consistente, dopo magari a titolo così esemplificativo vi dico come siamo messi noi a Trezzano, a fine anno finisce in avanzo, accantonato, si dice in termine tecnico, perché comunque deve rimanere a parziale garanzia di non incasso, no, di queste voci che abbiamo, di queste entrate che abbiamo appena elencato, che a fine anno, se non incassate, vanno nei residui. Quindi i residui attivi vengono, diciamo, garantiti parzialmente dal fondo crediti dubbia esigibilità, che a fine anno va a finire nell'avanzo. Ecco, a titolo esemplificativo, giusto per fare un esempio concreto, nel bilancio del comune di Trezzano, che è un bilancio di 22.700.000 euro, no, circa. Nel bilancio comune di Trezzano il fondo, il totale delle voci di entrata soggette ad accantonamento ammonta a 8.792.000. Su questa cifra l'accantonamento previsto nel 2020 è pari a 2.706.000, cioè il 30,77%, no? Poi la modalità di calcolo è sulla base degli incassi degli ultimi 5 anni. C'è una modalità di calcolo, naturalmente comune agli altri enti, però la sostanza è questa. Quindi 8.792 di previsione di entrata, 2.706 il comune non li può spendere, li deve mettere dall'altra parte, in uscita, a correzione di questa entrata. Quindi
Quindi nel nostro caso il comune utilizza circa 6 milioni per le spese correnti del suo bilancio. Ecco, questo a titolo di esempio anche per dire della consistenza di questo fondo, che non è marginale, ecco, nel bilancio del comune. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 di dicembre, come abbiamo detto, salvo la proroga. Contestualmente all'approvazione del bilancio, il comune, con atti di giunta, provvede a definire le aliquote e le tariffe per le proprie entrate, siano essi tributi, tariffe per i servizi a pagamento, eccetera, no? E la formazione del bilancio è complessa sotto questo profilo, perché segue un iter che parte dall'assemblaggio delle proposte di stanziamento avanzate dai singoli settori, prevede la partecipazione attiva degli assessori e dei funzionari, è approvato dalla Giunta ed è proposto al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva. Questo richiede parecchio tempo, eh? Però diciamo che questo è l'iter. Però, per quanto regolato da articoli di legge, nonché anche ancorato, come abbiamo visto, a diversi principi che sono fissati anche per far sì che le aree di discrezionalità non sfocino in arbitrio. Cioè, il legislatore ha fissato dei principi per dire state attenti, non esagerate nelle vostre cose, no? Quindi il bilancio, nonostante questo, il bilancio, come dire, non va comunque concepito come uno strumento rigido. Tanto è vero che il legislatore stesso dice, vabbè, se le previsioni di entrata o di spesa dovessero cambiare per eventi nuovi o imprevedibili, oppure semplicemente per far fronte a nuove spese, no? A nuove esigenze, e c'è quindi la necessità di aggiustare le scelte compiute, è facoltà del comune apportare delle variazioni al bilancio. E queste variazioni spettano al Consiglio Comunale. Però la Giunta può in alcuni casi anticipare. Se si tratta di un'urgenza, può deliberare la variazione di bilancio e poi il Consiglio Comunale la deve ratificare entro 60 giorni. Mi hanno detto che quest'anno eccezionalmente hanno portato a 90 giorni, ma solo per quest'anno l'obbligo di ratificare la variazione. Ci sono poi anche delle variazioni, però, che chiamiamo le variazioni di PEG, no? Che vanno ad intervenire sul documento successivo, diciamo, al bilancio, dove c'è autonomia della giunta e anche dei funzionari, no? Senza passare da altro organo del comune. Questa cosa è disciplinata come possibilità dal legislatore, ma viene regolamentata dal regolamento di contabilità dell'ente, no? Però è una possibilità che viene offerta soprattutto quando si devono muovere delle somme all'interno magari dello stesso settore, dello stesso capitolo di bilancio. Ecco, al fine di soddisfare la funzione informativa del bilancio, ciascun comune, come sapete sicuramente anche voi, ha la sezione amministrazione trasparente, o dovrebbe averla fatta bene, dove i dati vengono appunto riportati. Ecco, quindi noi abbiamo detto che il bilancio ha funzione autorizzatoria, no? E che rappresenta quindi attraverso i numeri le scelte programmatiche, le scelte politico-amministrative che incidono sulla gestione dell'ente e dei servizi che si vogliono rendere. C'è uno strumento che racchiude in modo descrittivo sia le scelte che i numeri. Ed è il famoso DUP, il documento unico di programmazione, no? Lo abbiamo richiamato nell'elenco iniziale. Esso è previsto dall'articolo 170 del testo unico. E che cosa si deve fare? La Giunta lo approva
entro il 31 di luglio di ciascun anno. Naturalmente parliamo del DUP per l'anno successivo, no? Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta lo approva e lo presenta al Consiglio. Sul termine presentare, poi i vari regolamenti di contabilità dicono presentare vuol dire mettere a disposizione ed è una modalità, oppure andare in Consiglio Comunale. Poi qui sono i vari regolamenti di contabilità che lo stabiliscono. Questo documento importante si compone di due sezioni, c'è la sezione strategica che ha un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo e nel tenere conto del quadro normativo generale, perché di questo tiene conto il DUP, della programmazione anche regionale e del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Il documento fa riferimento alla legge di bilancio dello Stato, eccetera, fa diversi riferimenti sovracomunali, no? Che cosa individua questa sezione tenendo conto di questi elementi? Individua le principali scelte anche per il medio e lungo periodo che caratterizzano il programma dell'amministrazione, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità e gli indirizzi generali di programmazione. Possono sembrare cose un po' vaghe, ma se avete avuto l'opportunità di leggere un DUP, in realtà evidenziano dei tratti amministrativi, anche in ordine alle scelte, eccetera, molto importanti e interessanti. Perché poi che cosa succede? Che sulla base di queste linee strategiche che valgono per i 5 anni, la sezione operativa, che è l'altra parte del DUP con un orizzonte temporale pari a quello del bilancio, che è appunto di 3 anni, la sezione operativa, come dire, supporta il processo di previsione che si fa nella sezione strategica, cioè entra un po' più in concreto tenendo conto delle cifre che ci sono nel bilancio che si va ad approvare e che il DUP, diciamo così, accompagna. Infatti il DUP è proprio il presupposto necessario all'approvazione del bilancio di previsione e può essere revisionato, come abbiamo detto, mediante la nota di aggiornamento. Non è un obbligo, però normalmente, siccome quando si adotta il DUP al 31 di luglio non ci sono ancora le somme, le cifre del bilancio di previsione dell'anno successivo, solitamente si fa questa nota di aggiornamento appunto per renderlo coerente con le cifre di bilancio. E i comuni con meno di 2.000 abitanti hanno la facoltà di redigere un documento, un DUP, diciamo in forma semplificata, eh? Perché il DUP, non so, negli altri comuni, nel nostro comune sono più di 100 pagine, eh? Quindi, cioè, di cose ce ne sono su, ecco. Ora vediamo un attimo, diciamo, chi fa cosa. Chi fa cosa? Ecco, in questo caso è giusto richiamare nel processo del bilancio, in tutto il chi fa cosa. Il principio cardine è la separazione tra l'attività politica e l'indirizzo e l'attività ed indirizzo e l'attività di gestione. E questa è una distinzione sulla base delle funzioni che ci sono. Ecco, intorno adesso a questo principio della separazione sono stati delineati i nuovi ambiti di competenza degli organi ed è stato ridisegnato anche l'assetto organizzativo della pubblica amministrazione con, diciamo una conseguente ridefinizione del quadro complessivo anche delle responsabilità della gestione. Allo stato attuale della normativa, gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi, verificano la rispondenza dei risultati della gestione e attribuiscono ai dirigenti o responsabili di servizio, a seconda delle dimensioni dell'ente, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Come
compresa l'adozione dei vari atti. Ora, lo scopo di questa norma è abbastanza evidente, cioè evitare delle pericolose ingerenze tra chi decide gli obiettivi e chi assume ogni atto tecnico necessario al perseguimento degli stessi. Ahimè, come dire, anche per televisione ne abbiamo sentite di cose, diciamo, storte, di forzature, di incarichi dati a titolo di favore, tutto quello che di pressioni, no? Cioè tutto quello che ne consegue quando non si rispetta questa separazione appunto tra l'attività politica e l'attività gestionale. Oltre alla distinzione però sulla base delle funzioni, esiste quella dei ruoli, che si fonda poi sulla competenza, cioè a chi compete adottare gli atti. Sappiamo, no? C'è il Consiglio Comunale che deve adottare gli atti fondamentali di pianificazione, no? Nonché quegli atti anche che comportano scelte fondamentali, no? Quindi bilanci e rendiconti, naturalmente forme di gestione dei servizi, la potestà regolamentare ha anche il Consiglio Comunale e anche la pianificazione urbanistica, per citare le cose più importanti. Poi c'è la Giunta, che per il suo ruolo, diciamo, alla Giunta vengono assegnate, chiamiamole competenze residuali, ma sono parecchie comunque, no? Che si concretizzano, diciamo, in tutti gli atti che non siano espressamente riservati al Consiglio e neanche che rientrino tra le facoltà del Sindaco. E ce ne sono diverse di competenze, no? Da parte della Giunta. È un po' come, non so, l'amministrazione di una casa, no? Così, per gestire le varie necessità che ci sono. Ecco, tra le competenze, però, diciamocelo, sempre collegato al bilancio, tra le competenze della Giunta vi è la definizione appunto del piano esecutivo di gestione, del PEG, che, come vedremo, determina l'assegnazione ai dirigenti o responsabili di servizio delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi. No? Quindi abbiamo detto Consiglio Comunale, Giunta, e poi ci sono i dirigenti e i responsabili di servizio, che sono chiamati a perseguire il raggiungimento degli obiettivi. Controllati, devono rendere conto, però loro sono chiamati a fare questo. Cosa fanno di altro? Assumono la presidenza delle commissioni di gara e di concorso. Hanno la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso. Procedono alla stipulazione dei contratti. Assumono gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa. Assumono anche gli atti di amministrazione e gestione del personale. Insomma, diventano, come dire, gli attori protagonisti del PEG, del piano esecutivo di gestione, che, ricordiamolo, è appunto un documento di programmazione approvato dalla Giunta in coerenza con il bilancio di previsione, ovviamente, e il documento unico di programmazione. Ricordo che questa operazione deve essere fatta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione. Eh? Il PEG deve essere approvato entro 20 giorni. Ora, questo documento non ha solo contenuti finanziari. Esso contempla al proprio interno anche il piano dettagliato degli obiettivi e anche il piano delle performance. Quindi, cioè, la Giunta, gli assessori, insomma, devono lavorarci sopra questa cosa qua, no? Perché è un po' il cuore dell'operatività a carico dei funzionari, perché in realtà il funzionario o dirigente che sia, con il PEG acquisisce un portafoglio.
per l'assunzione di tutte le spese. Acquisisce la titolarità della gestione delle entrate, per esempio, che dovrà anche monitorare, e poi ha ben chiaro il suo ambito di azione. Deve stare in quella definizione, no? In quella attribuzione che gli viene data anche ai fini della misurazione della responsabilità e dei risultati per le cose che si devono realizzare. Ecco, quindi abbiamo trattato dei tre documenti principali, no? Bilancio di previsione, DUP e PEG, intorno ai quali ruota l'attività finanziaria di programmazione del comune. Ne abbiamo visto i collegamenti, il loro coesistere, oserei dire, necessariamente armonioso e funzionale, no? Ecco, però ci sono dei parametri che devono ispirare in generale la gestione dell'ente nel suo insieme, no? E mi riferisco al pareggio di bilancio e agli equilibri obbligatori. Perché questo? Ci vengono in aiuto alcuni principi, altri principi a cui rifarsi. Perché la capacità di spendere secondo il programma adottato, quindi l'indicatore di efficienza, l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività, quindi l'indicatore di efficacia, e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile, quindi indicatore di economicità, devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra le entrate e le spese. È importante questa cosa qua. Del resto, un ente locale, come abbiamo detto all'inizio, non persegue finalità di lucro, quindi non agisce in modo da produrre utili. Di contro, però, non può neppure spendere più delle risorse che possiede. Quindi è un aspetto che va presidiato, perché eventuali eccessi di spesa rispetto alle risorse disponibili producono disavanzi negli esercizi successivi. E il disavanzo è un problema grosso. È vero che il legislatore ha pensato cosa si deve fare quando c'è il disavanzo, ma non è una cosa semplice. E spesso il disavanzo, ahimè, può sfociare in dissesto. E lì la cosa diventa complicata, perché poi, come ci diciamo di solito, quando le cose non vanno per il verso giusto, non è che il delegato del prefetto fa tanti ragionamenti. Va a vedere le carte, va a vedere chi ha firmato, perché qui, no? E li chiama nel salottino, per essere buoni. Quindi è un aspetto molto, molto importante, no? Cioè, attenzione agli eccessi di spesa, fare un po' le cose un po' allegramente o superficialmente, come si dice. In condizioni normali ci possono poi essere anche dei risparmi, no? Chiaramente, in una gestione oculata. E se ci sono dei risparmi, questi confluiscono a fine esercizio nell'avanzo di amministrazione, no? Che è anche un argomento anche interessante, anche perché col passare degli anni assume quantitativamente una dimensione piuttosto consistente, no? Tanto per dirne una, Trezzano 24 milioni di bilancio di parte corrente, al momento l'avanzo del 2019 si attesta su 11 milioni e 800 mila euro. Ci sono però 8 milioni, 8-9 milioni di fondo crediti dubbia esigibilità, come dicevo prima, no? Quindi è anche interessante, diciamo, da valutare. Ecco, allora diciamo anche una cosa. Qual è allora a questo punto la composizione delle risorse che servono per raggiungere gli obiettivi? Allora, le entrate di ogni comune arrivano da voci differenti, ovviamente danno luogo ad impieghi differenti. E in questo ambito va distinta la gestione corrente
concentrata sul funzionamento dell'ente e sulla fornitura dei servizi, dalla gestione in conto capitale, che è propria dell'area investimenti. Più precisamente, la diversa provenienza delle risorse comporta la classificazione delle entrate in titoli che nel bilancio comunale sono classificati in questo modo. C'è il titolo 1, entrate correnti di natura tributaria e contributiva, titolo 2, i trasferimenti, titolo 3, le entrate extratributarie, titolo 4, le entrate di conto capitale, titolo 5, le entrate da riduzione di attività finanziarie, titolo 6, accensione di prestiti, i famosi mutui, eccetera, titolo 7, le anticipazioni da istituto tesoriere, la banca tesoriera, e titolo 9, entrate per conto terzi e partite di giro. Allora, se noi escludiamo il titolo 7 e il titolo 9, perché sono delle partite meramente, diciamo, finanziarie, possiamo distinguere due grandi categorie, le entrate correnti e le entrate di conto capitale. Le entrate correnti, diciamo, sono anche di facile comprensione se pensiamo a quelle ordinarie, i tributi, per esempio, no? IMU, IRPEF, TARI, eccetera. I trasferimenti sono le risorse che gli enti superiori, diciamo così, trasferiscono anche in modo finalizzato al comune, e le entrate extratributarie sono sostanzialmente le multe e i proventi dai servizi. Queste sono le entrate extratributarie. Tutte le entrate correnti finanziano le spese correnti. Non c'è una correlazione specifica. Questa entrata corrente finanzia questa uscita. No, l'impostazione è tutte le entrate correnti finanziano tutte le spese correnti. Nelle spese correnti, lo vedremo anche dopo, le spese correnti sono quelle di gestione, di funzionamento della macchina amministrativa, ordinariamente, le rate di rimborso dei mutui e, attenzione, nel caso ci fosse un saldo positivo, quindi fossero più le entrate che le spese, questa eccedenza può essere utilizzata per fare degli investimenti, quindi dirottarle sulla parte investimenti, le risorse, e si chiama utilizzo dell'avanzo economico. Quindi l'avanzo della parte corrente si chiama avanzo economico. Le entrate in conto capitale invece sono entrate, diciamo, straordinarie, no? In parte anche ripetitive, pensiamo agli oneri di urbanizzazione che entrano ogni anno, no? E sono destinate a finanziare le spese di investimento, fatte salve alcune eccezioni di legge che riguardano, per esempio, la possibilità di finanziare delle spese correnti con i proventi delle concessioni edilizie, non so, per esempio, stabilite dalla legge questo, per esempio, realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione, risanamento di complessi edilizi, interventi di riuso e di rigenerazione, poi ce ne sono altri. Attenzione perché l'utilizzo delle entrate in conto capitale per finanziare la parte corrente devono rimanere nell'ambito disciplinato. Non può essere diversamente. Cioè, per fare un esempio, perché non può essere diversamente? Per fare un esempio di famiglia. Io non mi posso vendere il box o la casa perché non ho da mangiare. Perché dopo cosa succede? La fame mi rimane e non ho altro da vendere. Quindi non è possibile prendere, insistere con l'utilizzo delle entrate straordinarie di conto capitale per coprire mancanze di parte corrente. Non è possibile per legge, eh? Però a volte, appunto, siccome noi siamo anche fantasiosi, magari a volte facciamo dei giri strani, però diciamocelo, perché poi queste cose qui vengono fuori. Ecco, meritano anche un accenno veloce. Le entrate del titolo 6 relativa all'accensione dei prestiti o
possiamo chiamarli debiti di finanziamento, che normalmente sono abbinati al conto capitale, no? E sui mutui, i mutui, quelli che normalmente chiamiamo mutui, ogni comune ha la sua capacità di indebitamento, che è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 204 del testo unico, e cioè, sinteticamente, in conto interessi fino al 10% a decorrere dall'anno 2015 delle entrate relative ai primi tre titoli di bilancio. Di quale documento? Del rendiconto del penultimo anno, quindi per il 2020, rendiconto del 2018. La somma dei primi tre titoli delle entrate si calcola il 10% e quel 10% in termini di interessi, è il limite a cui tu puoi arrivare. Vi faccio un esempio concreto. Il comune di Trezzano ha 7 milioni e mezzo circa di mutui, paga 850 mila euro di rimborso quote capitale all'anno e 350 mila euro circa di interessi. Quei 350 mila euro, no, possono essere moltiplicati teoricamente, siccome possiamo arrivare a 2 milioni e 600 mila euro di interessi, possono teoricamente essere moltiplicati per 7, per 8, no? Però il problema qual è? Primo, non ci sono solo gli interessi, non ci sono solo i 350 mila euro di interessi, ci sono anche gli 850 di rimborso di quote. Quindi quando si va a fare il ragionamento mutuo o non mutuo, bisogna stare attenti, bisogna fare il calcolo complessivo e vedere se ci sono le risorse, perché comunque gli interessi e il rimborso dei mutui devono avere le entrate che li coprono. Perché non è che parliamo della parte corrente. Quindi va fatto questo ragionamento. Poi ci sono le entrate, l'altro titolo che vorrei chiamare il titolo 7, quello delle anticipazioni. Ogni comune chiaramente ha presso il proprio tesoriere la possibilità di andare in anticipazione di cassa, come si dice, no? L'anticipazione è regolata dall'articolo 222 del testo unico. Che cosa serve l'anticipazione? Intanto, per usare la stessa terminologia di debito, i mutui erano debiti di finanziamento, l'anticipazione di cassa è debito di funzionamento, perché permette all'ente di funzionare anche in situazioni di disallineamento temporaneo tra le entrate e le spese. Se l'IMU me la pagano a metà giugno e a metà dicembre, quelle sono le date in cui entrano, ma da giugno a dicembre io faccio delle spese. Se non ho entrate di altro tipo, eccetera, vado in anticipazione di cassa. Chiedo alla banca di darmi questi soldi per poter temporaneamente coprire questo deficit, diciamo così, no? E l'anticipazione di cassa, c'è anche qui chiaramente una modalità di calcolo, e deve stare entro i 3/12 delle entrate accertate sempre nei primi tre titoli di entrata del bilancio e sempre nel penultimo anno precedente all'anno del bilancio, ripeto, 2018 sul 2020. Da noi questo calcolo porta a 5 milioni e 9, noi possiamo andare fino a 5 milioni e 9 in scoperta, diciamo così. Ecco. Ora, l'entrata di un comune, no, era interessante fare questi due passaggi, debiti di finanziamento e debiti di funzionamento. Sono due cose interessanti anche da indagare, perché poi ci sono alcuni aspetti anche che meriterebbero di essere approfonditi. L'entrata di un comune comunque nasce quando si verifica l'accertamento, no? Cioè c'è la sussistenza di un credito per l'ente e questo credito deve essere certo, giuridicamente rilevante e documentato. Quando succede questo? Quando si sa il soggetto debitore, la cifra dovuta, la ragione e la scadenza.
Dopodiché c'è la fase della riscossione e la messa a disposizione delle somme nelle casse, diciamo così, dell'ente. Ora, non tutte le fasi si completano sistematicamente nello stesso anno, no? Per esempio, ci può essere un'entrata che è stata accertata in un anno e riscossa materialmente nell'anno successivo. No? In questo caso si dà luogo ai cosiddetti residui attivi, no? Che sono appunto somme accertate ma non riscosse entro l'anno e, come dire, concorrono alla determinazione dell'avanzo, anche questi, no? Ecco, andiamo sugli impieghi, sulle spese, no? Anche sul fronte delle spese abbiamo la divisione speculare, spese correnti e spese in conto capitale. Spese correnti, appunto, di funzionamento e di rimborso mutui. Tra le spese correnti trova allocazione il fondo di riserva, che è quello strumento che consente anche una certa elasticità nel caso in cui alcuni capitoli siano insufficienti o intervengono spese straordinarie. La Giunta può prelevare l'importo che serve da questo fondo di riserva. Il fondo di riserva stabilisce la legge, deve avere una consistenza non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti dell'esercizio. Quindi questa è la particolarità. Ci sono diciamo, percentuali superiori al minimo previste obbligatoriamente se l'ente si trova per esempio in anticipazione di tesoreria costante, eh? Se si trova, allora deve alzare la soglia dell'accantonamento. Poi ci sono le spese di conto capitale, come dicevamo prima, quelle di investimento, opera pubblica, acquisto PC, interventi sull'illuminazione, eccetera, eccetera, o per manutenzione straordinaria. In questa categoria rientrano gli interventi riepilogati nel piano delle opere pubbliche, che è un allegato al bilancio. Poi alcuni comuni fanno una delibera a parte, ma comunque giuridicamente è un allegato al bilancio, no? Nel piano delle opere pubbliche vanno opere superiori ai 100.000 euro. E con un livello progettuale minimo di studio di fattibilità. Quindi queste sono le due condizioni per il piano delle opere pubbliche, no? Poi ci sono, accanto a queste movimentazioni, ci sono altre movimentazioni di carattere finanziario, diciamo di secondaria importanza. Le spese di bilancio, prima abbiamo visto i titoli dell'entrata, no? Le spese di bilancio sono classificate in missioni e programmi secondo chiaramente gli schemi normativi e le missioni, diciamo così, identificano i singoli ambiti di azione, tipo l'amministrazione generale, i servizi di polizia locale, la viabilità, i trasporti, l'istruzione, eccetera, eccetera. Il senso di tale articolazione è di, come dire, di codificare anche il peso contabile di ogni funzione che viene gestita dai funzionari, no? Abbiamo detto dell'utilità del processo di armonizzazione secondo la legge 118 del 2011, perché in sostanza questa legge dice dovete usare delle regole comuni e questo facilita anche la lettura, no? Dei vari bilanci, dei vari enti. Anche le spese, come le entrate, vengono articolate in titoli. Spese correnti, conto capitale, incremento di attività finanziaria al titolo 3, rimborso prestiti, titolo 4, chiusura delle anticipazioni, titolo 5, poi ci sono le spese per conto terzi, no? Ovviamente gli stanziamenti sono quantificati sulla base delle necessità. Come dire, una volta fatto questo, le successive operazioni, perché la spesa nasce quando si costituisce un impegno, no? Cioè quando il comune individua il soggetto che fornirà
la prestazione. Quindi l'impegno è la prima fase del processo di erogazione della spesa. Le successive sono l'ordinazione della prestazione e la liquidazione, il pagamento di questa prestazione, no? Ecco, non è anche qui automatica la conclusione delle fasi di spesa. Qualora c'è l'impegno in questo esercizio, ma la manifestazione monetaria sarà nel prossimo, ci sono i famosi residui attivi. Quindi per le entrate i residui passivi, per le uscite, per le entrate i residui attivi, per le uscite i residui passivi. Ecco, a questo punto, dopo aver parlato di questa programmazione, dei suoi contenuti, eccetera, ci sono le varie fasi di gestione, no? Abbiamo detto che inizia con l'approvazione del bilancio di previsione, del DUP, l'approvazione del PEG, in modo tale che in questo modo, appunto, la parte politica ha attivato tutti gli strumenti e ha affidato ai responsabili la possibilità di realizzarli, l'obbligo, oserei dire, no? Quindi cosa fanno utilizzando il PEG i responsabili? Assumono gli atti di gestione, assumono mediante lo strumento di determinazione gli impegni di spesa, ricorrono al mercato esterno, stipulano i contratti, organizzano i servizi, richiedono i pagamenti agli utenti e accertano il regolare pagamento dei tributi. Naturalmente tutte queste operazioni hanno dei riflessi contabili che vengono seguite dalla ragioneria, no? Ecco. Il servizio ragioneria controlla un po' l'andamento generale della situazione, ma c'è un controllo che viene fatto in modo specifico dal Consiglio Comunale ed è quello fatto con le operazioni di assestamento di bilancio entro il 31 di luglio, dove il Consiglio Comunale verifica lo stato del bilancio, entrate e uscite, e ne verifica anche gli equilibri. Normalmente con l'assestamento si fa anche una variazione per, come si dice, riassettare il bilancio. Quindi abbiamo visto, mi avvio alla conclusione, programmazione, gestione, dopodiché c'è la chiusura dell'anno e quindi la rendicontazione. E qui entra in gioco il conto consuntivo, no? Il rendiconto di gestione che l'ente è chiamato ad approvare entro il 30 di aprile, no? Il rendiconto di gestione è un documento con cui la giunta dà atto e certifica di fronte al Consiglio Comunale le spese e le entrate effettivamente sostenute nell'anno per la gestione dell'ente. È una sintesi al 31 di dicembre dell'anno precedente con il quale si rende conto alla comunità del corretto utilizzo delle risorse. Si misura il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi e si valutano i risultati raggiunti nella gestione finanziaria. È importante, come accennavo prima, il discorso dell'avanzo di gestione perché l'importo è consistente. L'ultimo aiuto che ci viene nella gestione del bilancio, e non è un dettaglio chiaramente, è la garanzia importante esercitata dall'organo di revisione economico-finanziaria, cosiddetto Collegio dei Revisori, che vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Ci deve essere anche, deve anche crearsi una sorta di feeling un po' tra il funzionario e i revisori, perché se no diventa un po' difficile la gestione. Ecco, a questo punto, diciamo, in conclusione, no? È utile richiamare, come dire, i principali riferimenti normativi ed amministrativi in materia contabile. Allora, abbiamo detto il testo unico 267 del 2000, testo unico. Il decreto legislativo 118 del 2011, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili. La legge 243 del 2012, che sono le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio.
che dicevamo prima, è un obbligo. Poi qualcosa ha da dire anche lo statuto comunale, il regolamento di contabilità e naturalmente la legge di bilancio annualmente varata dal Parlamento. Ecco, questa è un po' la situazione e, come dire, permettetemi di concludere veramente, perché qui adesso abbiamo parlato di norme, di atti, di competenze, ruoli, scadenze, principi da rispettare. Allora dico, è una cosa, come dire, quasi personale, provando ad alzare un po' lo sguardo, permettetemi di condividere con voi due esortazioni che faccio spesso a me stesso e che valgono un po' in generale, anche al di là del bilancio. Allora, la prima è che si amministra non per le prossime elezioni, ma per le prossime generazioni, come diceva De Gasperi, buon'anima. No? Quindi liberi da un tornaconto immediato, dagli interessi, dalle convenienze personali o di parte, a cui la natura umana purtroppo è spesso incline. No? Però noi teniamo la bella alta l'attenzione sotto questo profilo, in generale. Questa è la prima esortazione. La seconda, lo dico anche per esperienza, è molto importante il lavoro di squadra. Perché nel lavoro di squadra si incrociano le qualità e, ahimè, anche i limiti di ciascuno. E dove, questo ce lo dobbiamo dire, non sono solo le cosiddette mele marce che rovinano, ma anche le prime donne, cioè quelli che pensano di essere indispensabili, di essere i più bravi, che sanno tutto di tutto, che possono solo insegnare. Anche queste fanno male nel lavoro di squadra. Quindi bisogna tenere alta un po' l'attenzione. Quindi io dico, concludendo, dobbiamo rendere il nostro servizio in umiltà. Ecco, mettiamola così. Quindi vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie Mimmo. Hai fatto una carrellata molto, secondo me, molto chiara in termini di principio di quelli che sono i documenti che vengono utilizzati per il bilancio. Iniziamo subito con le domande. Vedo che Mirko si è prenotato. Vai Mirko. La faccio così, io, cioè, non la scrivo perché così è meglio. La mia domanda è più di tipo, diciamo, più politico che amministrativo, nel senso che io mi sono informato su quelli che sono i LEP, ovvero i livelli essenziali delle prestazioni. E scusa, sento poco. Alza la voce, Mirko. Così mi sentite meglio? Un po' meglio, sì. Mi sentite? Ok. Volevo fare una domanda per quel che riguarda il cambiamento del bilancio comunale sulla base dei LEP. Per una persona che fa politica da tanti anni ha visto magari il cambiamento che c'è stato per questa implementazione del federalismo fiscale fatta oramai da tanti anni fa, però che comunque, ripeto, penso abbia cambiato il bilancio comunale in toto con questa nuova. E mi chiedo se fosse meglio prima o meglio adesso che sono stati introdotti, sperimentati, diciamo, più che bene, e niente, questa è la domanda. Come facciamo? Risposta, diciamo... Vabbè, dai, allora, diciamo che nell'idea comune il federalismo fiscale è passato come forma di maggiore vicinanza e di aderenza ai territori, no? Nella gestione delle risorse, anche nella manifestazione delle esigenze. Questo però abbiamo visto che qualche attrito, usiamo questo termine, lo ha creato. Io personalmente ritengo che alla fine sono più i vantaggi che gli svantaggi, sinceramente, no? Però non possiamo nasconderci alcune problematiche legate proprio anche ai servizi, no? che devono essere resi. È fondamentale il buon raccordo che ci deve essere tra i vari livelli istituzionali.
Adesso io sto parlando, come dire, per quel poco che ho potuto vivere io e che ho potuto capire dopo appunto l'introduzione di questa nuova forma. Però nell'idea comune, e ci sono molti elementi di verità, è proprio questa, cioè si è fatto per avere maggiore, per essere più vicini al territorio e per far decidere le cose, almeno alcune, a chi sul territorio ci vive. Io ripeto, nell'insieme la vedo come una cosa positiva. Fulvio, tagli il muto, aspetta, 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 che sei muto. Ora mi sentite? Sì. Ciao, Sì. grazie intanto Domenico per l'ampia disamina a cui ci ha condotti e anche le due esortazioni finali, davvero da segnare così. E io volevo solo così sentirti un attimo su un paio di aspetti che mi lascio, diciamo, di questioni che io personalmente ho aperto nei confronti del bilancio. E una. Si potrebbe dire così, diciamo, il rapporto fra il bilancio e il consiglio comunale, e poi mi spiego. La seconda, invece, aspetto è il rapporto fra il bilancio e la cittadinanza, no? Perché il bilancio fondamentalmente è un elemento che dovrebbe essere alla base della possibilità dei cittadini di comprendere e di dare un giudizio sull'operato dell'amministrazione. Allora, in rapporto al consiglio comunale. Un po' il limite che io trovo è che mentre il Consiglio Comunale in linea teorica ha una funzione di indirizzo, di ampio respiro rispetto a questa scelta fondamentale, e però il prospetto di bilancio, che effettivamente è di competenza del Consiglio piuttosto che della Giunta, rimane ad un livello molto macro, nel senso che la divisione delle spese, ad esempio, per missioni. Poi per programmi di fatto non vuol dire quasi niente, perché poi le effettive scelte avvengono all'interno, diciamo, nei capitoli, nei titoli, che sono un dettaglio maggiore del programma. Per cui quando si allocano le cifre fra le varie missioni, fra i vari programmi, poi però se la cosa rimane lì, cioè se non si dà contezza di cosa c'è dentro nel programma. Di fatto non c'è nessuna comprensione reale che emana il Consiglio Comunale. E la seconda questione che però è collegata è quello con la cittadinanza, nel senso che io penso che il rischio grande è che tutto questo resti un linguaggio formale e diciamo importante perché appunto con valenza autorizzativa, ma un linguaggio che rimane dentro nel circolo fra amministratori, dirigenti e nelle varie responsabilità, perché il cittadino che prende in mano dal portale del comune il conto del bilancio, ad esempio, effettivamente non ha quasi nessuna possibilità di dare una valutazione effettiva sul fatto che una determinata distribuzione di spese soddisfi dei bisogni piuttosto che non ne soddisfi degli altri e così via. E quindi a me sembra che un po' questo nostro sistema abbia un po' questi due limiti che è difficile superare. Ecco, come Commissione economica ci si sforza di fare qualche passo in più, però mi sembra che siano due problemi abbastanza grossi. Ti ringrazio Fulvio. Sì, effettivamente sono due problemi abbastanza grossi, però secondo me il legislatore, giusto o sbagliato che sia, è partito con buone intenzioni. Cioè, il legislatore dice, tu Consiglio Comunale sul bilancio devi poter dire, mettiamo 100.000 euro sull'istruzione anziché sui servizi sociali. Mettiamo 50.000 euro sulla polizia locale anziché sulla pubblica istruzione. Questo vuole dire il legislatore con la semplificazione che ha fatto. Io mi rendo conto che effettivamente è un livello troppo alto, come dici tu, no? Cioè, effettivamente è vero. Cioè, anche per chi deve comprendere cosa c'è dietro quelle cifre lì. Non vi ho citato il fatto che a proposito di bilancio, se voi,
considerata, non so, nel nostro bilancio del comune di Trezzano ci sono 250 codici di codici sulle entrate, codici di bilancio, no? Con 400-500 codici di PEG, no? Poi ci sono sul fronte delle spese addirittura 1200 codici di PEG di capitolo, a fronte di 500-600 codici di bilancio. È chiaro che siccome in consiglio comunale non appaiono neanche i codici di bilancio, appaiono le missioni, quindi dire, ancora meno, capisco questa difficoltà. E dicevamo prima all'inizio, prima di iniziare, che si innesca su questa, sotto questo profilo la questione del PEG. Perché il PEG lo si può dare prima? No, non si chiamerebbe magari PEG, non so, bisogna trovare un altro modo. Cioè, si può dare qualcosa in aggiunta ai consiglieri che permetta loro di capire un po' di più? E questo purtroppo è una questione aperta che io so che è stata sollevata, a diversi livelli, però per il momento il legislatore sembra mantenere quella postazione, quella posizione, diciamo così, quella posizione iniziale. Tanto è vero, non so, a voi, tu sei mica Cesano, sì. Sì, certo, Tanto è vero che, non so, appunto a Cesano, ma anche la questione degli emendamenti, cioè nessuno più li è presenta, vero. cioè, non sanno cosa presentano, che emendamenti presentano. Quindi questo è un problema. Io so che anche a livello di ANCI è stato fatto qualche cosa per porre, vabbè, in questo frangente che stiamo vivendo, chiaramente forse è l'ultimo dei problemi, uno può dire, però è stato posto. Interessante anche l'altro aspetto, quello della cittadinanza. Allora, la cittadinanza però deve anche sapere che l'80% delle somme di bilancio sono costi fissi. Da noi 23 milioni di bilancio, 5 milioni di personale, 3 milioni l'appalto della spazzatura, 2 milioni e 8 l'appalto della mensa. Cioè, sono tutte cifre, no? Sono tutte delle cifre che alla fine, quando fai le somme, dicono che se va bene hai a disposizione un 20% da giostrare, no? Da far girare. La cosa che diciamo, mi attira, ma noi a Trezzano, voi a Cesano ci siete riusciti, noi a Trezzano non ci siamo ancora riusciti, è quello di innescare col bilancio, nel rapporto con la cittadinanza, il discorso del bilancio partecipato. Almeno come segnale, no? Noi non ce l'abbiamo fatta, perché questa è la realtà. Noi non ce l'abbiamo fatta. Non siamo riusciti, per vari motivi, a dire, vabbè, questa è una somma, almeno offrire un'alternativa, no? Dire, con questa somma volete che facciamo il palazzetto o volete che facciamo la strada dietro al quartiere X, per dire. Non ce l'abbiamo fatta. Ecco, questo come dire, mi interroga sempre come cosa. Dal punto di vista, quindi, della comunicazione dei cittadini, c'è cioè questa situazione oggettiva di dati, che però è anche giusto trasmettere, perché i cittadini, il cittadino dice, con tutti questi soldi, un bilancio di 23 milioni, possibile che non riuscite a fare questa roba qua? Perché la gente dice così, no? Però bisognerebbe spiegargli quanto di questo è spesa fissa. Io penso che il legislatore, non so, speranzoso, confida anche molto sulla nostra capacità comunicativa. Cioè, con la città questo si può fare, cioè dovremmo cercare di avere più momenti di confronto e cercare di spiegare come stanno realmente le cose, e il cittadino medio che si interessa poco e soprattutto magari sul versante politico si impegna poco, avrà comunque sempre da dire. Non è questo un motivo per non farlo, però è da tenere in considerazione. Ecco, questo è un po' quello che penso io su questi due aspetti.
Saverio. Devi togliere il muto. Aspetta, te lo tolgo io, vai. Ah, ok, mi sentite? Sì. Sì. Io volevo chiedere una sua valutazione in merito agli oneri di urbanizzazione, perché vedo nel nostro territorio sempre più giunte che ricorrono a questo strumento concedendo qualcosa in più che magari mi sarebbe meglio non concedere per avere gli oneri e quindi dimostrare alla cittadinanza che loro sono riusciti a realizzare degli obiettivi. Quindi glielo faccio. Mi sentite? Sì. Sì. Come dire, c'è sempre un po' questo cercare di soddisfare le aspettative. Io penso che dovremmo essere un pochettino più convinti di quello che vogliamo raggiungere, da un lato, e quello che vogliamo salvaguardare. È chiaro che per fare gli investimenti qui c'è poco da girarci intorno. O ci sono le entrate, vendite aree, oneri di urbanizzazione, oppure ci sono i mutui. Perché questa è la situazione. E la questione degli oneri fa sicuramente molto discutere, perché qui si tratta di concedere per avere. Tratta di concedere per avere. Io mi sento solo di dire che non bisogna farsi trascinare da questa cosa qua. Cioè, perché qui, se vogliamo tenere conto anche della situazione generale, chiamiamola ambientale, no? Del destino, so che sono termini un po' altisonanti, un po' grossi, no? Però ci dobbiamo porre anche nel piccolo la questione della situazione, diciamo così. Del pianeta in ordine all'inquinamento, al consumo delle risorse, eccetera. Lo dice uno che non è un fanatico, tra virgolette, no? Però è un elemento serio di valutazione che a volte ti deve far dire: guarda, è vero che questa opera qui è importante, però sinceramente far costruire, ricavare gli oneri per fare questa opera, noi non ce la sentiamo. Cerchiamo di seguire un'altra strada, di contrarre un mutuo in questo caso, no? Per poter realizzare opere. Non c'è un confine netto, però certo che non si può utilizzare lo strumento degli oneri, che vuol dire far costruire all'infinito. Questo non. Tra l'altro, qui c'è da dire, noi ci dimentichiamo anche di una cosa, che quanti oneri il comune può incassare? Lo dice già la variante di piano regolatore. Siccome la variante di piano regolatore si fa una volta ogni 5 anni, 6 anni, 7 anni, eccetera, uno poi magari se lo dimentica, ma sul piano regolatore c'è scritto. Sulla base di quello che prevede, quante sono le aree edificabili, c'è proprio il calcolo di quanti oneri il comune potrebbe incassare per tutto il periodo di durata del piano regolatore, naturalmente realizzando quello che sul piano regolatore c'è scritto, ovviamente. Quindi già quando uno approva il piano regolatore, lo sa, se realizza quel piano, deve costruire, deve fare e deve incassare. Quindi lo sa già. Da noi parliamo di 13-14 milioni, se non ricordo male, di oneri di urbanizzazione. Cioè saremmo a posto per il nostro piano regolatore. E quindi non so se, come dire, più che una risposta è una considerazione che cerco di condividere, ecco, sotto questo aspetto, perché è un argomento molto delicato. Ah, naturalmente. Qui gioca anche un ambito, come dire. Si può inserire anche qualche elemento fuori dalla legalità, no? Su queste cose, no? Per le costruzioni, e quello su quello la guardia deve essere molto alta. Grazie Francesco.
Eccomi, ciao. Vabbè, intanto grazie Mimmo per la presentazione, che comunque è sempre molto utile anche per noi che un pochino da qualche anno col bilancio ci abbiamo a che fare. Vabbè, per chi non lo sa, io sono consigliere comunale a Trezzano e tra l'altro sono anche proprio membro della commissione bilancio, quindi come posso dire, con Mimmo mi confronto anche abbastanza spesso su temi di bilancio. Allora, volevo partire dicendo che mi trovo molto d'accordo con la considerazione che ha fatto Fulvio, perché è vero, cioè proprio la struttura che ha il bilancio di per sé, ma proprio per come è fatto, secondo me lascia molti limiti di comprensione a una persona che effettivamente non è dentro, non ha compartecipato alle scelte. Quindi questo qui è proprio un limite strutturale. Infatti in questi casi bisogna assolutamente confidare nelle spiegazioni anche politiche che deve dare la parte politica, quindi l'assessore, e poi anche sul tecnico il funzionario. Però uno strumento che può venire in aiuto per la comunicazione, sia in consiglio comunale che fuori, secondo me è il DUP. Perché il DUP è un documento che è fondamentale, perché dentro ci sono sì i numeri del bilancio, ma soprattutto ci sono gli indirizzi politici. Quindi secondo me è veramente il DUP il documento più importante, e ho sempre la sensazione che soprattutto anche all'esterno non gli si dia mai abbastanza importanza. Io anche in consiglio comunale faccio sempre molto, molto più con piacere interventi sul DUP piuttosto che proprio più specifici sul bilancio. Questa era un po' un'osservazione. Poi invece ho una domanda un po' più tecnica, visto che ci siamo, c'è anche l'occasione di fare questa domanda, gliela faccio, anche perché poi le domande politiche gliele faccio a parte, offline. Abbiamo parlato di crediti dubbi esigibilità, fondo di credito, che poi dopo, al termine dell'anno, va in avanzo, e quindi di residui attivi. La mia domanda è: cosa succede dopo? Cioè, che fine fanno questi residui attivi, cioè questi crediti che il comune non è riuscito a ricavare, a prendere? Per quanto tempo rimangono? E soprattutto, poi chi ha facoltà nell'andare a vedere effettivamente la situazione di questi crediti e nel caso capire cosa tenere, che cosa togliere? E poi, qual è lo strumento di controllo che il rappresentante politico ha su questo? Allora, grazie Francesco. Effettivamente l'utilizzo del DUP, diciamo, se si riuscisse a utilizzare meglio, potrebbe colmare il deficit di conoscenza, no? che ci è data dai documenti, come diceva prima anche Fulvio, no? Effettivamente sul DUP, che però, come dire, bisogna mettersi lì a leggerlo, perché sono, ripeto, 100 passapagine, qualche passaggio anche un po' magari noioso, eccetera. Però ecco, sono d'accordo con te, cioè se si riesce a trovare il modo di utilizzare bene il DUP, perché io la vedo difficile anche, come dire, presentarlo, no? Però se si riesce a trovare il modo, secondo me è sicuramente uno strumento che aiuta a colmare il deficit di conoscenza dei semplici documenti di bilancio. È interessante l'altra questione dei residui. Allora, ci sono, facciamo l'esempio, no? Ci sono le multe, 1,5 milioni di multe. Di questo 1,5 milioni l'ente incassa, sono tutte accertate, quindi spettano all'ente. Incassa 500.000 euro, ok? Il resto va sui residui attivi, ok? Nel fissare il 1,5 milioni nel bilancio, in fase di, appunto, di bilancio e di previsione, si è accantonato il 30% di questa somma, no? Nel fondo crediti dubbi esigibilità. Quindi a fine anno uno cosa si trova? Si trova i residui attivi
e la quota nell'avanzo come parte accantonata, la quota del fondo crediti dubbia esigibilità. Che cosa succede? Che tu più incassi e più la quota da vincolare nel fondo credito di dubbia esigibilità è minore. Quindi ai fini dell'avanzo, l'avanzo ti si libera. Non so se riesco a... Se tu hai 1 milione di residui e hai 300.000 di fondo crediti di dubbia esigibilità a fine anno, nel momento in cui tu incassi 500.000 euro dei residui, automaticamente non hai bisogno di mantenere la garanzia completa del fondo crediti di dubbia esigibilità, puoi ridurre anche quello. E quindi diciamo sono risorse che si rendono disponibili, le due voci si annullano, però tu hai delle risorse in più proprio materialmente in cassa, no? di entrate. Chi controlla questi residui? A febbraio, la scadenza sarebbe febbraio, ma adesso siamo andati un po' più avanti, ogni anno c'è il riaccertamento dei residui. Cioè i funzionari devono certificare, certe volte lo fanno un tanto al chilo, perché no? Però diciamo, i funzionari devono certificare seriamente il mantenimento dei residui. Devono dire sì, questa entrata ha ancora titolo per rimanere lì. Quanto possono stare i residui? Io sono fermo, mi pare, a 5 anni. Cioè fino a 5 anni possono stare i residui. Dopodiché, cioè, se la cosa non si concretizza, o se è un credito non lo riscuoti più, o se è un impegno che avevi preso non lo fai più, cioè, dopo tutti questi anni. Quindi tu devi riaccertare, sì, ed è l'operazione di riaccertamento dei residui che non controlla la parte politica. Non è una cosa che fa la parte politica. Sono i tecnici responsabili degli interventi, del PEG, quello che abbiamo detto prima, che devono certificare questa cosa. Naturalmente è un lavoro stretto tra il responsabile della ragioneria e il singolo funzionario. Perché è responsabile della ragioneria? Perché il responsabile della ragioneria deve anche stargli addosso? Perché sennò, se non sono fatti bene, se non sono certi, diciamo, i residui, tu annacqui il risultato di gestione. Cioè non è affidabile l'avanzo che poi viene fuori, se viene fuori. Peggio ancora sarebbe se con i residui, perché in passato è successo anche questo, se con i residui vai a coprire una realtà di disavanzo. Peggio ancora. No? Quindi qui c'è la serietà anche professionale. Ahimè, di fronte a certe cose ci vuole proprio l'onestà anche delle persone. Cioè, il lavoro va fatto bene. Non è roba mia, sto amministrando la roba della città, dei cittadini, devo farlo bene. Quindi ecco, diciamo, la tua domanda era: chi controlla la politica non controlla questa roba qua. Devono farlo i funzionari. Deve essere una cosa fatta bene. Oltre un certo periodo di tempo tu devi decidere. Vale ancora sta roba qua? È un impegno, l'ho preso 5 anni fa. 4 anni fa, ma lo realizzo o non lo realizzo? Concludiamo. No? Questa entrata mi arriva o non arriva? Perché poi sull'entrata sai che c'è, dopo 2 anni, almeno 2 anni, tu puoi mandare a ruolo. Ci sono i ruoli, i cosiddetti ruoli, per cui c'è un controllo aggiuntivo, prendi le multe per esempio, viene mandata la lettera, viene messo il ruolo e c'è tutto l'iter, no? Noi per dire abbiamo affidato la riscossione coattiva, come sai, alla Sorit, e quelli diciamo vanno avanti per la loro strada, cioè per l'incasso di quanto dovuto, ecco. Lì certo si attiva quella cosa lì, che comunque anche quella lì ha un termine poi dopo, no? Perché chiaramente una volta che è avviato si porta a conclusione, ecco. Non so se ho dato almeno... Sì, grazie. Ecco le risposte principali.
Faccio anch'io una domanda, più che altro per chiarire nella mia testa un punto. A fine anno, quando si realizza, cioè si chiude il bilancio, no? E si realizza di avere un avanzo, dei soldi, diciamo, in cassa. Questi soldi, ho sentito così dire che se non vengono utilizzati entro un certo termine vengono bloccati. Mi spieghi bene se è vera questa cosa che ho sentito e comunque come funziona l'utilizzo, diciamo così, dell'avanzo di amministrazione di fine anno, appunto, nell'anno dopo. E poi un'ultima, vabbè, un'altra cosa, volevo anch'io dire qualcosa sul DUP, nel senso che secondo me io da una parte sono d'accordo con Francesco perché effettivamente il DUP teoricamente dovrebbe contenere le linee programmatiche. Dall'altra parte però sono d'accordo anche con Mimmo perché in alcuni comuni, io faccio l'esempio del mio che probabilmente assume un po' tutti i difetti perché anche la questione degli accertamenti l'abbiamo vissuta nel 2012, da noi si facevano con la vecchia gestione del bilancio degli accertamenti falsi per poter spendere, però vabbè. E come dicevo, sul DUP si rischia però di non trovare in effetti le cose ben scritte perché, ahimè, a volte gli uffici rimangono abbastanza sul generico e non so se è una cosa, come dire, una negligenza, un modo di essere, un'approssimazione dovuta magari alla mancanza di tempo o se è voluta dalla politica. Vabbè, quindi niente, volevo solamente dare anche la mia riflessione sul DUP. Ma allora, per quanto riguarda l'avanzo, no, non c'è nessun pericolo che prenda una strada diversa da quella che gli è propria. La composizione di solito dell'avanzo è fatta in questo modo, no? Cioè viene l'importo che viene determinato, come nel nostro caso, per adesso, perché non è definitivo. Per il 2019 noi abbiamo 11 milioni e 800 mila euro, di questi 9 milioni e 300 mila sono del fondo credito di dubbia esigibilità di più anni, perché come ho detto prima, per il 2020 il nostro fondo credito di dubbia esigibilità è di 2 milioni e 7, quindi di più anni, perché ci sono più anni, perché ci sono più residui. Una parte, e quindi questa è la parte, diciamo così, accantonata. Ci sono anche degli accantonamenti che sono stati fatti negli anni per dei contenziosi, e noi ne abbiamo qualcuno, ahimè, e abbiamo posizionato lì 1.100.000 euro. Poi c'è la parte, diciamo così, vincolata, tanto per fare un esempio molto recente, sapete dei trasferimenti della regione per la morosità incolpevole, no? Che ogni anno la regione fa. Quei soldi, se tu non li utilizzi, vanno in avanzo. Ma non è che quell'avanzo lo puoi utilizzare, quella quota la puoi utilizzare per fare quello che vuoi. No, rimangono sempre finalizzati alla morosità incolpevole. E quindi è una parte vincolata dell'avanzo. Tanto è vero che in questa situazione di coronavirus, diciamo così, la regione ha autorizzato recentemente con una delibera a riprendere i soldi che non avete speso, dice ai comuni, negli anni scorsi e in questa situazione vi autorizziamo a darli via anche tutto quest'anno. Nel nostro caso parliamo di 140.000 euro, abbiamo fatto la delibera l'altro giorno. Però questa è una quota di avanzo, come dire, vincolato, no? Poi ci sono dei trasferimenti destinati agli investimenti ed è un'altra parte vincolata e poi c'è una quota libera, diciamo così, di avanzo. Questa quota libera, naturalmente la parte accantonata e la parte vincolata deve essere utilizzata per gli scopi previsti, cioè le motivazioni per cui sono state allocate lì, diciamo. La parte libera dell'avanzo invece può essere utilizzata, applicata dopo l'approvazione del consuntivo, perché deve essere un dato certo,
deve essere, può essere utilizzata per le spese di investimento, ma anche per esempio per coprire, che ne so, debiti fuori bilancio. No, tanto è la prima cosa che mi viene in mente. Cioè, questioni un po' di, come dire, di carattere straordinario. Non è assolutamente opportuno che tu vai a utilizzare l'avanzo per coprire spese ordinarie, chiamiamole così. Perché se no ritorniamo al discorso del box della fame. Cioè, perché se no tu quest'anno copri una spesa ordinaria con una entrata tutto sommato straordinaria, perché l'avanzo quest'anno ce l'hai, l'anno prossimo potresti non averla, e poi l'anno prossimo ti trovi in difficoltà. Però dal punto di vista della scadenza di un termine per l'utilizzo, a me questo non risulta, anche perché poi ogni anno viene ricalcolata, no? Perché si aggiunge la nuova quota della parte accantonata. Cioè c'è una rivisitazione generale poi quando si fa il consuntivo, e il ruolo determinante è quello appunto del riaccertamento dei residui. Vi ricordo che, dunque, è stato 3 o 4 anni fa, il legislatore ha offerto anche la possibilità di un riaccertamento straordinario dei residui, che noi a Trezzano non abbiamo sfruttato. Vabbè. Per qual era la particolarità di questo riaccertamento? Ti dicevo, guarda, fai una bella cosa, fai una bella pulizia straordinaria dei tuoi residui passivi. Se ti viene fuori una posizione critica, nel senso che pulendo bene vai a finire in disavanzo, io ti offro la possibilità di spalmare questa pulizia in più anni, 5, 6, adesso non mi ricordo quanti erano gli anni. E chi ha fatto questa operazione ha fatto la pulizia dei residui fatta bene e ha spalmato, diciamo così, le perdite, usiamo questo termine, ha avuto la possibilità di spalmarla su più periodi. Noi abbiamo fatto 170.000 euro, stupidata. Io sinceramente, quando è venuta fuori sta cosa, non avevo neanche piena contezza della portata, no? Diciamo così, però quella era una cosa da fare, perché noi non è che abbiamo poco, abbiamo 10 milioni, 8 milioni, cioè non sono noccioline, diciamo, no? Come molti comuni, i residui sono parecchi, ecco. Quindi sotto questo aspetto è importante. Poi, vabbè, raccolgo la tua osservazione sul DUP. Sì. Sì, no, vabbè, diciamo la mettiamo insieme alle altre. Esatto. Esperienze di vita. Allora, c'è Luciano e poi Domenico. Mi sentite? Sì. Buonasera a tutti. Intanto voglio ringraziare ufficialmente Mimmo per la bella spiegazione, ma soprattutto per i 5 anni, 6 anni passati di lavoro, perché ha preso una situazione nel comune di Trezzano che era disastrosa e ci ha portato a guardare il futuro con una certa... ci ha permesso di guardare un attimino avanti. Ha lavorato proprio per il futuro e questo gli va riconosciuto. Volevo fare l'intervento su due cose, proprio su quella parte residua, tolti quei soldi per il funzionamento del comune, quella parte residua che qualifica poi dopo quella che è l'indirizzo politico che vuole dare un'amministrazione al suo operato. E intendo dire, e si legge nel DUP, perché il DUP, quando parlava Mimmo, diceva comprende una strategia, come strategia comprende i 5 anni di governo. E quindi il DUP, normalmente, il DUP di Trezzano sul Naviglio, parte nel cercare di mettere in atto il nostro programma, il programma della maggioranza. Ed è lì che si qualifica politicamente la maggioranza. Si qualifica in che cosa? Nel dare un'importanza, per esempio, e mettere in bilancio parecchio di sostegno all'istruzione. Nel dare sostegno a tutte quelle associazioni che operano, tipo Gruppif, tipo Villa Mantea, tipo il Polo Ulisse, che operano a favore dei cittadini, tipo per esempio il Favorire, tutte queste associazioni di carattere. E l'altra cosa, nel DUP si manifesta anche la qualifica, le scelte, vengono qualificate anche le scelte urbanistiche che noi abbiamo individuato.
l'ultima cosa che si vede nel nostro DUP è la salvaguardia dell'ambiente rispetto del verde. Quindi è un documento, a mio avviso, importante. Giustamente, come prima diceva Mimmo, è quella cosa che congiunge la volontà politica ai numeri e spiega le cose. Però per l'attuazione dei programmi occorre un buon bilancio, occorrono dei buoni funzionari, ma occorre anche saper spendere bene i soldi. Questo è un problema. E per saper spendere bene i soldi bisogna avere del personale che non necessariamente un dirigente, ma nei vari ganghi di quello di cui si occupa sia all'altezza. Voglio dire, se tu costruisci una strada e poi dopo non c'è nessuno che controlla qual è, per esempio, la qualifica di quell'asfalto, qual è lo spessore dell'asfalto, come hanno operato, se hanno messo sufficiente legante di bitume nell'asfalto, problema fondamentale. Mentre il bilancio è un momento importantissimo che qualifica, che ci fa operare su un determinato schema e ti dà la possibilità di qualificare quello che fai, occorre anche avere poi dopo un'attenzione particolare a tutto quello che è quelle persone, quell'umanità che fa funzionare un comune. E quindi bisogna avere anche noi, come politici, come amministratori, attenzione che determinate situazioni non si verificano solamente nell'ufficio, ma è proprio nell'ambito, nel campo di lavoro che bisogna verificare che vengono. Cioè, voglio dire, uno che pulisce le strade, se lo paghi, se ti costa come noi 3 milioni all'anno, deve pulirle bene le strade, deve fare il suo lavoro. Quindi problema del controllo. Ho finito. Ma ti ringrazio, Luciano, anche per la fiducia, perché comunque, cioè, non dimentichiamocelo, l'elemento fiducia è assolutamente importante quando c'è l'esercizio dei vari ruoli, ognuno il suo, per carità. Quindi ringrazio veramente di cuore Luciana, il Partito Democratico, insomma, anche per l'atteggiamento, diciamo, di stima anche personale che mi è stato più volte tributato. Il programma è di 5 anni, viene ripreso nella parte strategica del DUP, perché i 5 anni vengono ripresi lì. Nel DUP, alla pari del programma, sono scritte le cose che vogliamo fare, sono scritte le cose, ma non c'è scritto quando le vogliamo fare. Le dobbiamo fare, cioè le vorremmo fare tutte. No? Ora qui, le cose vanno fatte con equilibrio. No? Neanche a farla apposta oggi, nella telefonata che ci siamo fatti, tanto non dico nulla di segreto, diciamo così, no? Dicevo che certe volte sull'argomento che singolarmente ci può stare più a cuore, dobbiamo stare anche attenti a non andare oltre le righe. Cioè, dobbiamo metterci nella condizione di fare le cose con equilibrio. Noi come qualsiasi maggioranza, come qualsiasi programma, noi vogliamo fare quello che abbiamo scritto, certo che lo vogliamo fare. Però cerchiamo di fare le cose con la giusta gradualità, con il passo giusto, perché comunque le cose le dobbiamo fare, ma dobbiamo anche rimanere, cioè la maggioranza, chi governa, diciamo, deve anche lavorare in serenità, in armonia, in condivisione. Cioè, quindi è un processo importante che passa molto dalle persone. Cioè ognuno di noi deve porsi questa cosa. Poi le cose vanno fatte, certo, vanno fatte. E a proposito di cose fatte, per farle bene ci vuole anche chi è capace di farle bene, soprattutto sorvegliare che le cose siano fatte bene. No? Però la risposta che spesso ci diamo la dà principalmente Fabio, certe volte, ma diciamo come forse qualsiasi sindaco. Però la risposta che spesso ci diamo è: allora, signori, queste sono le persone che ci sono.
Si possono cambiare le persone? Sì, certo che si possono cambiare. Non dall'oggi al domani. È un argomento abbastanza delicato, che è cosa diversa dal dire di insistere con queste persone, con i collaboratori che ci sono, di fare le cose bene, magari qualche volta, come dire, non dico sostituirsi al personale comunale, cosa che alcuni di noi fanno anche, diciamo così. Però ecco, ci vuole quella capacità, diciamo, di leggere la situazione e capire anche fin dove si può arrivare, anche nel forzare. Perché se tu, per esempio, punti tutto su un settore, vogliamo fare tante cose in quel settore, e devi anche mettere in condizione il settore di poterlo fare, cioè a livello di personale. Di cose. Poi tutte le osservazioni sono giuste, tutte le cose vanno valutate e considerate, compreso il fatto di saper spendere bene. Assolutamente sì. Però ecco, è l'equilibrio che deve interessarci. È l'equilibrio. Perché io sono sicuro che noi, per il nostro caso, ma penso che qualsiasi coalizione riesce a lavorare bene se tiene presente questa cosa qua, compresa l'esortazione delle prime donne. Non le sopporto. Esatto. Anzi, ne avevamo qualcuna, meno male che se n'è andata. Vabbè. C'era un certo Domenico, mi sembra di aver capito. No. Non ti sento. Non sento. Io non sento. C'era Domenico Liguori. Domenico? Non parla. No, vedo che è staccato dall'audio. Niente. Aspetta, vediamo se intanto si... Fulvio chiede se sarà disponibile una dispensa di questa lezione. La dispensa cosa vuol dire? Quello che ho detto. Allora, l'abbiamo registrata la lezione, quindi la potete riascoltare. Mimmo mi ha fornito una traccia di quello che ha detto, quindi con, diciamo, i capitoletti essenziali della lezione. Come sempre, quando si parla di bilancio è difficile creare delle dispense. Ma però io mi sono dimenticato di scrivere sulla, diciamo, chiamiamola nota biografica, vabbè, insomma, diciamo, su quel foglio mi sono dimenticato di scrivere il numero di telefono di servizio, l'indirizzo mail del comune, che però possono tranquillamente essere resi pubblici, non è pubblici. Okay. Nell'area chiaramente interessata, ovviamente, sì. Che la disponibilità, fatto salvo appunto questa situazione un po' così di mezzi e cose varie, però la disponibilità, credo che Francesco può confermare la disponibilità verso tutti, diciamo, no? Quindi rimane anche verso chi ha partecipato a questo incontro, ecco, anche per contatti, per condivisioni, così, perché comunque quando ci sono più teste che ragionano e portano il contributo, ci si arricchisce sempre, non c'è niente da fare. È proprio così, almeno io credo fermamente in questo. Grazie Mimmo, allora diciamo così, riflettiamo su quella che è stata la lezione di oggi. Se abbiamo qualche domanda o comunque vogliamo condividere qualche impressione, me lo dite, che io vi metto in contatto con Mimmo. Comunque immagino che sul sito del comune di Trezzano ci siano i riferimenti della mail. Sì, esatto. No? Sì, assolutamente. Sì. Comunque non è un problema per il mio cellulare di servizio. Cioè, assolutamente. Ah, grazie mille. Non ci sono problemi, quindi... Allora, se non ci sono altre domande,
Io direi che... Volevo fare un piccolo commento. Durante l'esposizione Mimmo ha usato questa espressione con il controllore, come si chiama? Il sindaco del bilancio, bisogna avere un certo feeling. Mi ha sorpreso questa espressione. Ah no, con il collegio dei revisori. Collegio dei revisori, sì. Perché? No, ma sai perché? Naturalmente c'è sempre un discorso, come si sa, ci sono sempre quelle persone con le quali ti prendi subito, o con le quali invece a volte, non dico che ci si scontra subito, ma insomma. Però siccome io ho potuto vedere, chiaramente vedendo dall'esterno, no, che ne so, il parere dei revisori spesso, il testo, no, la cosa, lo redige il funzionario spesso, no? E glielo manda. Cioè io dico in questo senso feeling, niente di strano. Cioè anche, oppure per esempio, non so, in alcuni casi è anche normato il fatto di quanti giorni hanno per esprimere il parere su un documento. Se il rapporto è buono, perché per dire, no? Ci si aiuta, ci si scambia nella legalità, nella, no? Cioè, quando si chiama il revisore, come è successo, cioè, guardi, avrei bisogno del parere in 2 giorni, no? Anziché in 5, capito? Se c'è il feeling, in questo senso dico io, no? Se c'è un buon rapporto, usiamo, non vogliamo usare feeling, usiamo buon rapporto. No, mi aveva un po' incuriosito, perché appunto no, ma certo, ma capisco, capisco. No, lo dico anche perché noi con i revisori precedenti abbiamo avuto, noi in generale, scarso feeling. Cioè siamo stati bloccati sul progetto dell'illuminazione per 2 anni. Quindi, ecco, non è ancora finito. Quindi... Sì, ma in questo caso, se mi sentite, non hanno fatto il loro dovere. Dovevano rompere i coglioni. Vabbè, non dovevano fare il loro lavoro. Che è andata così. Vabbè, dai. Vediamo che nella politica e nelle amministrazioni, come in tutti i livelli, governo eccetera, sappiamo che c'è sempre un po' di strumentalità a volte nell'utilizzo di alcuni ruoli, purtroppo. Io penso che Mimmo intendesse questo, no? Sì, cioè ma insomma un intento verso tutti, verso l'obiettivo comune, no? Sì, certo. E poi il confine, cioè... come io dico, questa espressione la uso quando parlo di confini diciamo fisici, cioè il confine non passa dal territorio ma dal cuore, dico sempre io, cioè i confini non passano dal territorio, passano dal cuore. E allora dico, i confini non passano dalle norme, che pure sono valide, che sono importanti, sono la garanzia minima, diciamo tutto quello che vogliamo per valorizzarle ed è giusto che sia così. Ma c'è qualcosa che riesce a completarla, questa norma, a renderla piena, a renderla più aderente alla realtà, più rispondente al bisogno della città, cioè che non si può neanche Maringhe spiegare a parole, ecco, questo volevo intendere. Ed è una bella cosa, se le persone sono oneste, eh? Perché se no... Esatto. Premessa. Bene, okay. Allora, non ci sono altri interventi... Dovevo fare una domanda a 2 persone. Chi sono Galaxy G40?